Ma ha visto un alieno in full 876, regà! Ma è veramente Freezer, questo nuovo essere? Sembra diventato imbattibile! La terza e ultima trasformazione si è ormai compiuta. Riusciranno Vegeta e gli altri a sconfiggere il nuovo terribile avversario? Yeah! Allora, ragazzi, oltre a parlare del mostro di Flatwood e dello Scorch Beast, in questo video vi volevo parlare anche di un contest che mi era venuto in mente. Se parteciperete a questo contest avrete la fantastica possibilità di giocare con me e di vincere 3 codici beta per Xbox e 3 codici beta per PS4. Dovrete semplicemente condividere una playlist che vi linko in descrizione, inseguirmi su Twitch, seguirmi su Instagram, fare una storia dove fate vedere che condividete questa playlist che vi ho linkato in descrizione e taggarmi. Poi io pure condividerò questa storia. Ringraziamo per questo video Yesel e Pizzaiolo, che è suo fratello, che hanno donato i codici beta per Xbox. Quelli per PS4 ho presi io. Solo i codici beta, ragazzi, quindi non è che mi sono messo a comprare 6 giochi. Non sono così ricco, ragazzi, no, volentieri ve li compravo senza problemi. E se fate questo procedimento, ve lo spiegherò anche tra i commenti, avrete la fantastica possibilità di giocare con me il 23 chi è su Xbox e il 30 chi è su PS4. Ok, raga, torniamo seri. In questo video vedremo 2 combattimenti epici, uno contro il mostro di Flatwood e l'altro contro lo Scorch Beast. Il mostro di Flatwood, ovviamente già dal nome potrete immaginare che lo troveremo a Flatwood. Comunque, come vedete, si può teletrasportare da una parte all'altra della location di combattimento. Lo potrete incontrare, per adesso è stato avvistato soltanto qui nella zona del campo da golf. Comunque ricordiamo che questo è il primo fottutissimo avvistamento di un alieno in Fallout 76. Infatti nel 1952 qui a Flatwood fu avvistato uno schianto di un UFO in teoria, e poi i giorni successivi avvistarono questo mostro nella città. Eccolo che ricompare. Gli hanno messo una mina intelligentemente, calcolando che sarebbe potuto rinascere lì o lì nei pressi, comunque magari passarci vicino. Interessante pensare che questo mostro è rimasto nascosto per anni e è riuscito fuori soltanto quando le persone non c'erano più nel West Virginia. Ma ora che siamo riusciti noi dal volto è rimasto un po' interdetto. Ora ti ammazziamo, Ciccio! Ovviamente vi ricordo che questa è soltanto l'alfa, e è stato detto che i mostri erano molto più facilitati per dare la possibilità di poter visitare tutta la West Virginia in tranquillità. In più qui stanno combattendo in 2 gruppi da 4 contro di lui, quindi immaginate incontrarlo da solo, magari di notte, lo sa che paura. Posso evitare le onde che lancia, ma quando colpisci usando gli occhi le cose si coprono. È rapido, efficace e micidiale. Ma forse so come annientarlo. Ecco il combattimento con lo Scorch Beast invece, ragazzi. Qui ci sono svariati Scorched pronti ad attaccare. Come vedete, già avevamo detto, sono armati questi Ghoul. Loro in realtà sono umani infetti. Poi vi consiglio di andare a vedere tutti i video precedenti se non li avete visti, perché io tendo a non ripetermi. Cerco di non essere prolisso, quindi una cosa la dico una volta e nel video dopo cerco di dire cose nuove. Comunque, ragazzi, non so se lo sentite, ma lo Scorch Beast sta arrivando. Vabbè, raga, non resisto, la rimetto. La verità è che mi manca troppo Skyrim. Ecco, come vedete, ragazzi, lui ci irradia, ci getta addosso praticamente queste spore. Comunque, vabbè, spiego tutto nel video precedente, andatevelo a vedere. Ora analizziamo un attimo i combattimenti, le mosse di questo mostro. Comunque, tende a fare queste picchiate contro i nemici e andarsene, volare. Ecco, vedi che mossa. Ecco le ali. Intanto possiamo vedere un'inquadratura panoramica da dietro.
Per fortuna la Bethesda non ha lo stesso concetto di realismo della Rockstar, se no stavamo messi male. Come vedete può fare il Tuhum anche da terra, non deve volare per forza. Comunque è facile, ragazzi, gli andate sotto e fate FUSRODA! Sta più in giro, raga, Skyrim, per chi non lo sapesse. Come vedete il gioco continua quando aprite il Pip-Boy, ma ci sarà la possibilità di usare un Pip-Boy trasparente che ci farà vedere quello che succede e oltretutto potrete impostarvi le armi tra i preferiti. Infatti potrete aprire un menu a cerchio in stile GTA 5 o Fortnite per poter scegliere delle armi. Come vedete una delle mosse di questo bestione è allontanarsi e poi tornare in picchiata e irrorare la zona con queste spore velenose. In più anche quando farà le picchiate farà un danno ad aria e libererà queste spore che faranno un danno che continuerà nel tempo se resteremo lì vicino o se non indossiamo un'armatura atomica o una maschera antigas. Comunque quando ti punta inizia a urlare, a parte mi ricorda mia moglie, ti fa una marea di danni. Mo vabbè, noi stiamo a livello 7 quindi è difficile fare una media. È vero pure che i mostri sono facilitati quindi... fa una marea di danni. Quando uno della squadra è ferito avremo 30 secondi per usare uno Stimpact e curarlo. Comparirà l'immagine di un Vault Boy che agita le mani e chiede aiuto. Carino. Eccoci qua, pronti a morire ancora. Ed ecco che arriva la picchiata. Ammazza, raga, cioè comunque per essere un MMO io non ho mai visto dei mostri muoversi così bene. Ne avevo sentito parlare male dell'intelligenza artificiale. A me mi sembra una figata. Ecco un attacco con l'ala, visto per bene. Troppo figo l'urlo, che per adesso sembrerebbe l'arma più forte dello Scorchbeast. Questa è l'inquadratura aerea, la stessa che usavo io dal PC, adesso la potrete usare tutti per scattare foto e selfie. Ma come fa? Da dove stai a urlare? Che schifo! Il ritorno di Tremors e i culi volanti. Ah, ecco un esempio perfetto per renderci conto che ci faranno una marea di danni ste spore. 10 danni al secondo da radiazioni più una ventina penso alla vita. Vada. Mi sa che si è buggato oppure non lo so, sto mettendo la testa sottoterra tipo struzzo. O forse è ferito. Comunque vi ricordo che questo è sempre un alfa, quindi ancora prima della beta dicevano tutti che la beta sarebbe stata ingiocabile. A me non mi sembra ingiocabile. Comunque un pipistrello mutante, ragazzi, ma l'effetto è troppo bello, sembra di combattere con fucili, mitre e armi contro i draghi. Cioè, è fighissimo. Ecco un esempio di spav dove il giocatore ha trovato la carta miracurata che permette di scegliere gli arti. Infatti vedete sta sparando all'ala sinistra e muore come avevamo sempre detto. Stai là, scegli gamba, braccio, spalla e muori. Però è vero pure che quando devi utilizzare lo spav conviene mettersi un attimo di lato, nascosto, cioè sta al centro di una strada. È ovvio che ti uccide. Qua si vede perfettamente come irrora la zona in stile frecce tricolore.
Spero che sentiate questa voce che è un po' sommersa dagli urli degli Scorch Beast. Ci avvisa che una testata nucleare sta per essere detonata, probabilmente per richiudere le gigantesche aperture che portano al mondo sotterraneo dove vivono tutti gli Scorch Beast. Comunque, se siete curiosi e volete sapere qualcosa di più sullo Scorch Beast e sugli Scorched, vi consiglio di andare a vedere il video che vi linko in descrizione. Sinceramente provo un po' di vergogna per tutti quegli youtuber che hanno parlato male di questo gioco prima che uscisse senza sapere nulla, insinuando che autorizzava i giocatori a tirare testate nucleari sugli altre persone, sarà Fortnite, preparatevi che farà schifo, senza sapere nulla. Perché dicevano questo? Vedremo chi ha ragione. Io dico solo una cosa, almeno proviamolo, vediamo qualche gameplay quando ci giocheremo noi e potremo vedere con gli occhi com'è la situazione prima di sparare cavolate. È ovvio pensare che è strano che appena esci dopo un disastro nucleare lanci testate nucleari, ma è proprio la mentalità di Fallout che è sempre stata così. Come le mini nuke, ma quante esplosioni nucleari abbiamo fatto fa? Allora, comunque, scherzando e ridendo, quello schifo è quasi morto. Ah, ecco una bella picchiata dal vivo. Ci punta! Oddio. E schioppa finalmente, ragazzi. Mazza che bestia. Si aggiunge alla luminescenza anche questo nuovo genere che ora non so come verrà tradotto. Per adesso sono stati toccati dal virus degli Scorch Beast. Non ne sono per nulla sicuro, ma credo che chi avrà striature gialle sarà infetto da questo fungo. Ok ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Vi ricordo di condividere i video e iscrivervi al canale se non siete iscritti. Ah, e non dimenticatevi del contest per poter giocare con me ragazzi. Scendete tra i commenti e ci sarà una spiegazione. Comunque ci saranno due partite e sceglierò 6 persone a caso. Tenetevi forti perché ormai ci siamo quasi. Manca meno di un mese all'uscita del Volt. E dai a tutti ragazzi, ci vediamo in West Virginia. Ciao ragazzi.